Uomini e donne, il ritorno di Giorgio Manetti su Gemma Galgani, la inviterei a prendere. Il gabbiano toscano si confessa a Di Tutto. Dopo un primo approccio avvenuto 10 anni fa, ora Giorgio Manetti e la sua compagna Caterina non si nascondono più. Nel nuovo numero del settimanale di Gossip Di Tutto, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha parlato della sua relazione sentimentale, ma anche della sua ex Gemma Galgani. Dimenticata la dama torinese, il gabbiano fiorentino si è smarcato dai fotografi per vivere in modo sereno la sua storia d'amore con Caterina, una bionda imprenditrice che vive nella sua stessa città. Giorgio Manetti parla della sua compagna Caterina. A differenza di quanto fatto al parterre senior di Uomini e Donne, questa volta Giorgio Manetti ha deciso di vivere la sua relazione con Caterina lontana dai riflettori. Intervistato da Di Tutto, il gabbiano toscano ha rivelato questo. Qualche cena e ho capito che era rimasta la donna pulita e coerente che avevo conosciuto in passato. A quel punto il giornalista gli ha chiesto se lui e la compagna hanno intenzione di sposarsi. Il diretto interessato ha risposto così. Mai dire mai, per ora preferisco portare gli altri all'altare. Poi ha detto anche che molto presto porterà la sua dolce metà nelle limpide e calde acque delle Maldive. Giorgio Manetti. Giorgio Manetti parla della sua ex Gemma Galgani di televisione. Nel corso della lunga intervista alla magazine di Gossip Di Tutto, Giorgio Manetti è tornato a parlare anche della sua ex fiamma Gemma Galgani. Se la incontrassi la inviterei a prendere un caffè. Fuori dal programma è una persona piacevole, interessante. Mentre su un suo possibile ritorno in televisione l'ex cavaliere del parterre senior di UED ha riferito questo. Magari in una riedizione di Strano Amore. La gente mi stima, penso che potrei funzionare. Riuscirà a realizzare il suo grande sogno e rivederlo in televisione?